in campo il campione italiano Massimiliano Mondello, dall'altra parte c'è il boscaiolo tedesco Jorge Roscoff, medaglia di bronzo ad Atlanta 96, primo europeo. Qui ci vorrebbe veramente un miracolo. Beh, ma sai, abbiamo avuto la sorpresa, diciamo, sì, tutto sommato in questo primo, certo, incontro. Chissà che non ce ne sia un altro. Del resto è possibile anche che la tensione, ovviamente, di una gara così importante possa incidere su alcuni di questi atleti, e chissà che magari non incida sul boscaiolo Roscoff, sì, che però ha credenziali di assoluto livello. Sì, Mancino, abbiamo detto, abbiamo già ricordato. Intanto c'è la scheda di Mondello. Sì, Massimiliano Mondello, quindi... quarto anno consecutivo campione d'Italia assoluto, e quindi praticamente il giocatore emergente d'Italia, e su di lui sono appuntate tutte le speranze. Scusami Nino, sì, dobbiamo credo andare in pubblicità un attimo. Va bene, allora linea alla regia. Quindi una breve pausa. Bene, ecco, ritornati di nuovo qui al Pala Indoor di Ponticelli per questa prima finale di andata della Coppa dei Campioni per squadre di club del tennis tavolo. Stiamo assistendo al secondo incontro, mentre nelle immagini l'assessore allo sport del Comune di Napoli, la dottoressa Giulia Apparente, leggermente un pochino annoiata, uno sport questo che non riesce a mantenere molto desta l'attenzione. Certo, detto Ciancio, la sorpresa, l'unico, sì, sbadiglio, la beccata in un momento un po' particolare. Forse l'unico sbaglio della serata, ma sai, essere qui e praticamente vedere questo gioco che dura tanto non è una cosa simpatica. Dobbiamo dire che nel frattempo è cominciata la seconda partita, che vede impegnato, come vedete nelle immagini, Jorge Roscoff, tedesco del Borussia Düsseldorf, contro Massimiliano Mondello, e vedo un Mondello caricatissimo. E chissà che non esca la sorpresa. Ed è in vantaggio, 7-3 in vantaggio Mondello, molto caricato Massimiliano, vediamo come andrà a finire. Certo, il punto perso da Colin Guy è stata veramente una doccia fredda, ma vedi che colpi che ha questo tedesco, Qui ha anticipato tantissimo di potenza, sì, e praticamente la pallina non si è vista proprio. Sto notando anche una, rifacendoci al discorso che facevamo in premessa circa la superiorità un po' delle formazioni teutoniche rispetto a quelle italiane, se vuoi, o anche di altre nazionalità. Loro usano distinguere i giocatori numerandoli anche con un leggero numerino alle spalle. Per esempio Roscoff porta il numero 1, perché praticamente nelle sequenze degli incontri è colui il quale nei primi 5 incontri farà 2 partite, quindi praticamente si presuppone sia il giocatore più forte, e quindi lo distinguono con questo numero sulle spalle, numero 1. Per intanto 8-6, Mondello al servizio, non c'è sullo scambio di rovescio. Dobbiamo dire che Mondello rientra da un gravissimo infortunio al quadricipite della coscia destra, non ha potuto giocare con il Levallois a Parigi, ecco il top di Roscoff. Mentre, scusami Nino, siamo tornati in collegamento diretto dal Pala Indoor di Ponticelli per questa seconda partita della gara d'andata della finale di Coppa dei Campioni. Maglia rossa abbiamo Massimiliano Mondello, come si ricordava in precedenza, della Libertà Salfaterna, di Vibo Valencia, mentre questi è il boscaiolo, perché insomma si è di origine, origini di questo tipo, 27enne Jörg Roscoff, che è appunto un talento della squadra del Borussia Düsseldorf. E in questo momento il risultato vede in vantaggio, dopo un iniziale vantaggio di Mondello, vede in vantaggio invece proprio il tedesco per 11-8, e lui ha il servizio. Bene, possiamo dire che Roscoff, l'abbiamo già ricordato, è stato medaglia di bronzo alle Olimpiadi del 96 ad Atlanta, Olimpiadi che sono state vinte dal cinese Liu Gualiang, che è militato l'anno scorso nella formazione della Libertas Salfaterna, al secondo posto l'altro cinese Wang Tao, e praticamente Roscoff è stato il primo giocatore europeo a vincere la medaglia di bronzo. La finale per il bronzo fu Roscoff contro Korbel, un polacco. Roscoff si aggiudicò questa finale 21-17, 19-21, 21-18 e poi 21-19.
quindi medaglia di bronzo Jorge Roscoff. Roscoff che da tanti anni sul proscenio internazionale, abbiamo già ricordato 88 e 94, vincitore degli internazionali d'Italia, l'88 ad Arezzo e il 94 a Bolzano, mentre nel 96 è stato l'altro tedesco che vedremo dopo, Samsonov, ad aggiudicarsi l'internazionale d'Italia. Nella classifica mondiale Roscoff è al numero 6. Jorge Roscoff, tedesco, viene dopo Colin Gui, dopo Van Tao e dopo Jean-Michel Seb. Ai mondiali due anni fa, mondiali che furono vinti da Colin Gui, come abbiamo detto, Roscoff è uscito negli ottavi per mano del suo compagno di squadra Samsonov, anche qui 3-2 in favore del bielorusso. E quindi Roscoff abbandonò i mondiali di Tianjin negli ottavi, mentre agli europei di Bratislava dello scorso anno, ad agosto dello scorso anno, Roscoff è uscito nei quarti per mano del francese Jean-Philippe Gatien, che abbiamo visto nella gara di andata a Sarno. Per adesso 17-11 è netta la differenza tra i due, nettamente più forte il tedesco di Germania, come usa dire anche Paolo Villaggio. Ecco Nino, per evitare che magari chi ci ascolta pensi già ad una debacle, no, è tutto ancora da giocare, sono 7 incontri, siamo appena 1-0, ce ne sono dopo questo altri 5 da giocare, quindi fino all'ultimo, non è detta l'ultima, insomma, praticamente. Ecco, questo, hai visto, questo è il colpo che gli riesce meglio, questa apertura di braccia di rovescio che è portata ad alta velocità, ma pur essendo un mancino ha questa grande dote di grande apertura di braccio. Massimiliano Mondello, 22enne di Vibo Valentia, al servizio, ottiene il 13° punto della prima partita, di questa seconda partita, il primo set della seconda partita. Per chi soltanto ora si fosse posto in visione all'ascolto, ricordiamo che stiamo trasmettendo dal Pala Indoor di Ponticelli, Napoli, in diretta. La gara d'andata della finale di Coppa dei Campioni di tennis tavolo tra la Libertas Alfaterna in maglia rossa e in maglia azzurra il Borussia Düsseldorf. Finale d'andata della Coppa dei Campioni che ha già visto una partita disputata, quella tra Colin Gui, il cinese campione del mondo della Libertas Alfaterna, e il tedesco, anche se belga, diciamo, Philipp Seyss della Borussia Düsseldorf. Seyss se l'è aggiudicata questa partita al terzo set, quindi per ora il Borussia è in vantaggio per un punto a zero e siamo intanto nella seconda partita. Siamo alle fasi conclusive, in vantaggio Roscoff, il tedesco del Borussia, 20-15, e sarà Roscoff a servire. Cerca di rispondere corto Massimiliano, non vi riesce perché poi è costretto ad allungare il colpo. Il primo incontro è del tedesco, 21-15. Io non mi stancherò mai di ripetere che comunque già essere arrivati a una finale, una squadra italiana, insomma, con questo non è che vogliamo chiaramente essere maleauguranti, perché indubbiamente l'incontro è ancora lungo, è sulle 7 partite, siamo appena alla prima, però adesso facciamo un attimo di intervallo, ci risentiamo tra poco. Siamo all'inizio del secondo set della seconda partita tra Massimiliano Mondello e il tedesco Jorge Roscoff. Il primo set è stato a vantaggio del tedesco, mentre nelle immagini abbiamo tutto il gota della Federazione Italiana. Da sinistra verso destra il presidente del Comitato Regionale Agostino Della Valle, al suo fianco il presidente della Federazione Italiana è qui in veste di delegato della Federazione Europea, professor Stefano Bosi, al suo fianco ancora il direttore dell'area tecnica Annunzio Sorrentino con la sua figlioletta tra le gambe, e al suo fianco ancora l'allenatore della Nazionale Italiana Patrizio De Niso. Intanto siamo tornati in diretta con le immagini sul match. È la seconda, il secondo set della seconda partita tra Massimiliano Mondello, che è alla destra dei vostri teleschermi in maglia rossa, e il
tedesco, 27enne del Borussia, Jörg Roskopf. Il primo set se l'è aggiudicato lui e adesso nel secondo Massimiliano in vantaggio 7-6, il servizio è del tedesco, ma c'è molta differenza tra i due, l'abbiamo detto prima. Non c'è il rovescio di Massimiliano troppo alto, proprio l'impostazione del movimento che non c'era, e quindi ecco Roskopf al servizio, adesso sbaglia la misura. C'è il punto per Massimiliano Mondello, ottavo punto, il cambio del servizio. Certo che la sconfitta, per chi soltanto adesso si fosse posto in visione all'ascolto, nella prima partita di Colin Gui, il cinese numero uno della Libertà Salfaterna, contro Phil Save del Borussia Dusseldorf, ha un po' complicato, ecco, proprio Colin Gui, i piani, diciamo, perché di piani si tratta della Libertà Salfaterna. Sì, indubbiamente, qui Massimiliano Mondello è chiamato a fare un miracolo, insomma. In effetti la differenza tra i due, se pensate che Roskopf è il numero 6 al mondo e Mondello è solamente il numero 133, qui c'è tutta la differenza tra i due giocatori. Volevo anche ricordare che praticamente la Germania, per quanto riguarda i campionati del mondo, non è mai riuscita ad avere un oro nel singolare, nonostante grandi investimenti di cui si parlava prima. Però c'è da ricordare che a Dortmund, quindi in casa propria, nel 89, quando i campionati del mondo furono vinti dallo svedese Janove Waldner, il doppio tedesco che allora era formato dal Roskopf, che vedete qui nelle immagini, e dall'altro suo connazionale della nazionale Fetzner, vinsero il titolo di doppio. Questo per dire che quindi anche il tedesco è un buon doppista. Il doppio è una specialità particolarmente spettacolare nella tennis tavolo. Nel frattempo siamo sul 10 pari, gran colpo di Roskopf. Comunque Mondello sta difendendo bene. Sì, ma il discorso di Mondello credo che sia non un problema di colpi, ma un problema mentale. Lui deve convincersi che può giocare alla pari con questi giocatori, come ha fatto Sef tra l'altro prima nell'incontro precedente. Se lui acquisisce questa mentalità che può giocare alla pari con questi avversari, può effettivamente avere dalla sua dei risultati brillanti. Bisogna dire che Mondello, per esempio, l'anno scorso, giocando con Sef e con Philippe Sev in un torneo open che si disputava in Norvegia, ha sconfitto sonoramente Sev per 3-0, mentre Roskopf nel top 12 europeo, che poi è la manifestazione più importante d'Europa, raccoglie i 12 migliori giocatori d'Europa, Roskopf fu battuto dal nostro cinese naturalizzato Yan Ming, che vedremo dopo. Quindi nelle premesse, anche se comunque si sapeva che era difficile proprio per la differenza dei valori in campo, insomma, qualche speranza in più si poteva anche coltivare. Però insomma, chiaramente la differenza è tanta. Roskopf è un professionista in questa attività, ha lasciato studi, ha lasciato casa, il suo lavoro è questo. E tra l'altro lui è sotto contratto anche con una ditta di materiale tecnico per quanto riguarda il fusto di legno delle racchette, e quindi praticamente firma 7-8 telai diversi a seconda della qualità del compensato, degli strati di compensato con cui vengono fatti questi telai, su cui vengono poi incollate con una colla fredda le gomme. Scusami, intanto per seguire questo secondo set c'è il 14° punto di Mondello, che ha pareggiato i conti, adesso però sbaglia, e quindi c'è il 15° punto per Roskopf, sempre con Mondello al servizio, e l'ultimo dei servizi a sua disposizione in questo turno di battuta. Ecco Mondello che si carica per questo servizio di diritto, la risposta dell'avversario, l'errore di Mondello che così conclude in svantaggio il proprio turno di battuta, e il servizio passa all'avversario che è in vantaggio 16-14. Se dovesse vincere anche questo secondo set si aggiudicherebbe la partita. Roskopf che ha già vinto il primo set.
È un colpo fortunoso di Mondello adesso, un pizzico di fortuna ci vuole ogni tanto. Roscoff al servizio, molto tagliato ad effetto, prova il controschiacciata a Mondello e basso il colpo, la palla in rete. 17 per Roscoff, 15 per Mondello, Borussia ancora in vantaggio. Buon rovescio e si carica Massimiliano. Buon rovescio di Mondello, uno dei suoi colpi migliori, questo qui, grande apertura di braccio, buon rovescio, vediamo la concentrazione di Massimiliano, il servizio di Roscoff, di dritto, a effetto, appoggia Massimiliano, sbaglia Roscoff. Bravo, parità, 17 pari. Il pubblico dovrebbe sostenere un po' infatti di più. Infatti l'osservazione che facevo fra me e me, anche non c'è molta compattezza di tifo. Io insomma, penso che dire, i tedeschi soffrirebbero. Sì, loro psicologicamente soffrono proprio la pressione ambientale, insomma. Cioè con tutta questa gente bisognerebbe sfruttare di più il fattore ambientale. Chissà, magari servirebbe il gesto di qualche atleta per... No, speriamo che ci possa pensare qualcuno anche dalla panchina. Nel frattempo Massimiliano asciuga la racchetta che si è bagnata con qualche goccia di sudore e cerca di caricarsi. Quarta volta consecutiva che è campione del mondo d'Italia, chiedo scusa, dal 92 fino al 96 ininterrottamente Massimiliano Mondello non ha rivali in Italia, però in Europa non riesce ancora a decollare. Carica, 18 pari, si carica, vediamo come va a finire. C'è tutta la differenza tra lui e il cinese, il cinese era freddo anche sì, quando sì, lui è tipicamente mediterraneo. Adesso Roscoff chiede un attimo di intervallo per asciugare la racchetta, cerca la concentrazione dei due giocatori. Ecco qui Mondello al servizio, un dritto, servizio di dritto molto a effetto, prova il rovescio. Vai Massimiliano, niente da fare. Non entra. 19 per Roscoff, 18 per Mondello, siamo ancora lì, può ancora vincere. Vediamo se Massimiliano riesce con questi colpi a almeno conquistare un set contro il tedesco. Questo colpo fortunosa, fa la croce Massimiliano, si affida alle forze superiori, ha fatto il segno di croce, vediamo adesso. Sbaglia Roscoff, 20-19, può ancora entrare in partita Massimiliano, tra l'altro ha dalla sua il servizio. Vediamo se riesce Massimiliano ad entrare con questo servizio in partita. Ecco il servizio di Massimiliano, un dritto tagliato corto. Aia! 21-19, secondo punto per il Borussia Düsseldorf. E siamo sul 2-0 qui al Pala Indoor in questa prima finale di andata della Coppa dei Campioni tra Libertas Alfaterna di Nocera Inferiore e Borussia di Düsseldorf. Bene. Ci fermiamo per pochi secondi, poi riprenderemo in diretta la linea qui da Ponticelli. Non tutto è perduto.